Lungo il pomeriggio di venerdì 11 novembre 2022, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono presentati in tribunale a Roma, per l'udienza, innanzi al giudice Francesco Frettoni della settima sezione civile. Le parti in causa sono state convocate per districare l'ormai arcinota questione relativa al ratto dei Rolex e delle borsette. Concluso l'incontro a porte chiuse in tribunale, come spiegato dal Corriere della Sera, c'è stata una svolta in attesa in merito alle fino ad ora la conduttrice in forza a Mediaset e l'ex numero 10 della Roma si sono dati battaglia senza esclusione di colpi. Uno scontro che ha provocato fratture anche per quel che riguarda la risoluzione matrimoniale. Altrimenti detto, pareva lontanissimo un accordo tra avvocati. E invece, nelle scorse ore, qualcosa si è smosso, aprendo uno spiraglio per far sì che si possa trovare una quadra senza scannarsi. L'antefatto. Ilary è stata protagonista di un'azione di restituzione per riavere indietro la collezione preziosa di borsette di Gucci, Chanel e Hermès, più scarpe griffate, gioielli e accessori vari, che l'ex marito aveva fatto sparire nel nulla come rappresaglia al ratto dei suoi Rolex. Gli orologi svizzeri sono stati prelevati dalla cassetta di sicurezza di Francesco a sua insaputa. In tale turbinio di eventi, a un certo punto, la Blasi è rientrata in possesso delle sue borse, trovate nella spa della villa dell'Eur, grazie al lavoro di un fabbro che ha scassinato la. Invece, per quel che riguarda i Rolex, valutati più di 1 milione di euro, Totti per il momento resta a bocca asciutta. Con tali premesse era difficile pensare che i legali riuscissero ad aprire un varco per un dialogo. Come scrive il Corsera, dopo l'udienza, durata 1 ora e mezza in cui i due ex hanno esposto le proprie ragioni, con il giudice che si è riservato di decidere se chiamare in aula dei testimoni, rinviando a una prossima data, Ilary e Francesco sono andati via poco dopo le 17. Ognuno per conto proprio, senza dire. Thank you.
Thank you.